Saturn Marcianise UFFC, sono stati tre pari, ricordiamo il protagonista dell'UFFC Calvi con una doppietta e Aloia, mentre per il Saturn Marcianise c'è il gol di Casel, il gol di Casella. Attenzione, tiro dalla distanza, pericolosissimo. Partita abbastanza calma, dove ci sono fioccano occasioni da una parte e dall'altra, anche del Saturn Marcianise diciamo un po' sottotono rispetto all'ultima gara con i Flannery, dove si è visto un grande Saturn Marcianise che ha dato veramente fio da dolce al Flannery, tant'è vero che erano in vantaggio, poi il Flannery è riuscito a riprendere la partita negli ultimi minuti di gara. Abbiamo ora il Saturn Marcianise che ci prova, non va di fatto, però si parte dal foro laterale. Va il portiere del Saturn Marcianise, palla per Di Pasquale che stoppa il pallone, porta avanti il pallone, prova finta il tiro, si prova il difensore del Saturn Marcianise, ancora c'è il foro laterale, tiro, attenzione, così che rimane immobile Arancio. Cavaliere va a battere il calcio d'angolo, la mette dentro, ma pallone lontano dall'aia di Dio, si sposta dal foro laterale, lo va a battere Perrone lungo linea per Aloia, autore del gol, cerca di saltare, fa sportellate col difensore, poi c'è Di Pasquale che prende la palla, evita un suo diletto avversario, poi manda il pallone alle stelle. Arancio invita i suoi a salire, lancia un pallone lunghissimo dove Di Dio sbuca da dietro, però è bravo il difensore del Saturn Marcianise, c'è Aloia che è di tacco, alza un campanile e poi si spazza palle avanti, Brancaccio prende il pallone, si stacca dalla difesa, la difesa del UFFC è sguarnita, però si salva. Ora c'è un po' laterale proprio del UFFC, lo va a battere Di Dio e poi Cavaliere capisce tutto. Siamo Calvi, protagonista della gara, Di Dio, Cavaliere ancora per Calvi che si gira a destro, a Perrone, per poco non ci arriva, fallo laterale, va proprio Perrone a battere il laterale, gira per Di Dio, stoppa di ginocchio, poi c'è Cavaliere che si oppone con il corpo e poi il salto male, lancio e da per Cavaliere e poi Brancaccio è bravissimo a buttare la palla in calcio d'angolo proprio per il Saturn Marcianise, con Cavaliere gira il pallone per Di Pasquale salta un difensore, poi ancora palla in gioco tenuta da Cavaliere che dava la palla a Di Pasquale che non riesce a girarsi e poi c'è il fallo di Di Dio su Di Pasquale. L'arbitro ora estrae il cartellino giallo. Arbitro, esco io. Di Dio chiede scusa. Di Pasquale ora si alza dolorante. Calcio di punizione da centrocampo, lo va a battere proprio Di Pasquale, vediamo ora l'azione, va proprio Di Pasquale, parte il tiro ribattuto sulla barriera, poi lancio lungo di Brancaccio che butta la palla come può fuori, parte ora il Saturn Marcianise, si fa avanti, palla in profondità per Cavaliere che non riesce a raggiungere il pallone, ancora Calvi batte ora il suo laterale, palla per Brancaccio di sinistro, la mette dentro, stop del Gianluagnola nel numero 3 che la mette dentro e niente da fare, poi c'è Cavaliere, palla, bella girata di Casella, anche lui finito tra i marcatori del Saturn Marcianise. Seguiamo ora le ultime azioni, bello stop di Capozzo, per Di Dio, Capozzo ancora, cerca di girarsi, salta il difensore, poi la mette dentro, però niente da fare, ora c'è il laterale per il Saturn Marcianise, gira la palla proprio per il suo compagno di squadra, ancora Casella, la mette dentro per Di Pasquale che non ci arriva, poi batti e ribatti, poi Brancaccio è bravo, con il colpo si oppone, palla la mette dentro per Capozzo, ma il portiere del Saturn Marcianise esce come può con i piedi. Seguiamo l'ultimissima azione,
dove c'è Di Dio sul pallone. Io sul pallone, ad Aura Di Pasquale, salta due avversari, cerca ancora palla al piede, non passa il pallone, prova il tiro, palla alta sulla destra e chiudiamo qui via, tutto di 3-3 e tutto al Marasco.